A causa della crescente violenza nel suo paese, la Repubblica Democratica del Congo, l'arcivescovo di Bukavu, Monsignor François Xavier Maroy Rusengo, ha abbandonato il sinodo dei vescovi in corso in Vaticano. Parrocchie incendiate, sacerdoti picchiati, sequestrati, derubati. La Chiesa non nasconde le sue difficoltà nel riuscire a levare la voce contro i nemici della pace, come li chiama Monsignor Maroy, che ha parlato con H2O News prima della sua partenza di quanto sia difficile vivere la riconciliazione. Noi siamo tra i grandi attori che possono interpellare la comunità internazionale affinché si impegni positivamente nella pacificazione della regione. Il nostro sforzo è quello di creare contesti di riconciliazione attraverso l'intenso lavoro della Commissione Giustizia e Pace, che tenta di risolvere tutti i problemi interni alla Chiesa e persino tra le persone esterne alla Chiesa. Pensiamo che la più grande cosa da fare sia quella di pregare. Se un sacerdote, se un cristiano non prega, i suoi sforzi sono vani. Malgrado quindi le condizioni drammatiche in cui versa la diocesi di Bukavu, situata alla frontiera con il Ruanda, i cristiani continuano a sperare e a pregare per il sinodo e per il suo lavoro finalizzato alla riconciliazione. Un esempio semplice. La nostra diocesi adesso sta dando vita a una catena di preghiera per essere in comunione con il sinodo in svolgimento in questi giorni a Roma. Ogni giorno tutti i membri di una parrocchia si organizzano per vegliare in preghiera al fine di vivere la comunione con il sinodo. Prima di far ritorno nel suo paese e farsi portatore dell'appello di pace dei padri sinodali per Kivu, l'arcivescovo ha fatto un'ultima richiesta. Chiedo alla Chiesa Universale di rivolgere realmente il proprio sguardo verso questa terra che continua a soffrire ogni giorno e chiedo che tutti possano pregare in particolare per la nostra diocesi. Soit porté dans la prière de tous ceux qui nous entendent et de tous ceux qui nous suivent.